vostro magazine mobio.net, e naturalmente un altro inizio di una video recensione sempre fuori dalla nostra redazione di Viterbo, che vi diamo il benvenuti. Ricordiamo il nostro sito www.studiopr.sigrades.net, e all'interno delle nostre rubriche, anzi delle vostre rubriche di tevogue.net, di Tacchinus Sanitatis, e questa volta non parliamo di cucina, non parliamo di on the road, non parliamo di motori, ma parliamo di tecnologia, di high tech. Siamo sempre nella nostra vostra rubrica preferita, speriamo per voi, anche per noi. Abbiamo avuto, vogliamo ricordare, abbiamo avuto e abbiamo meno di 1.600.000 visualizzazioni. Continuate a visitarci, continuate a visionare il nostro magazine e la nostra informazione, perché informazione libera nel mondo. Allora, iText to Vogue è la nostra presentazione del vostro nuovo BlackBerry Classic. Eccolo qua, vedete? Con la sua scocca. Questo è stato, ringraziamo un po' loro, ufficio stampa della BlackBerry internazionale. Questo è un BlackBerry 10 di ultima generazione, che tra qualche secondo, sempre al nostro interno della nostra redazione, vedremo tutta la parte della scheda tecnica, i pro e contro di questo telefono. Vogliamo dare un piccolo anticipo, venite, perché diciamo abbiamo avuto questa sensazione appena abbiamo messo nella carica. Sembrava, vabbè, faceva un po' fresco, un po' di calore sotto la scocca ci è venuta, ma è normale? Adesso pensate se è una cosa normale, sarà una cosa normale a tutti i telefoni? Sai, ogni ciambella può essere che un male il buco, come si dice nel gergo. Però possiamo vedere più avanti, con la durata e tutta la parte tecnica, con un telefono che positivo o un telefono negativo? Per tutti i gusti o solo per qualcuno? Per tutti? A chi vuole avere macchina fotografica non può scegliere questo. Patrizia Biopatista, tra qualche secondo, dentro la nostra redazione. Ricordatelo, iText to Vogue è sempre da voi. Vi do il benvenuto del nostro video recensione dell'unboxing. Unboxing vuol dire vedere com'è la presentazione della scatola. La scatola in questione, unboxing, è la scoperta del nuovo in arrivo dalla redazione di Vogue.net, che ringraziamo l'ufficio stampa di BlackBerry Classic. Ringraziamo anche il nostro sito, che è milioni di visualizzazioni nel mondo, e ricordiamolo www.studiopr.sigrades.net, e naturalmente vi do il benvenuto da Patrizia Belbattista per questa iniziale unboxing di BlackBerry Classic. È appena arrivato dalla nostra redazione, vediamo com'è la scatola esternamente. Questo è il telefono, vedete? Vediamolo, eccolo qui. È un po' pesantuccio, diciamo che non è un classico smartphone, è un BlackBerry, cosa vogliamo di più? Adesso questo lo lasciamo per dopo, per un'altra, la vera recensione tecnica di questo prodotto, e lo mettiamo da una parte. Adesso andiamo a vedere veramente che cos'è la parte della scatola. La scatola, vediamo i colori, è nera con varie tonalità grigie e naturalmente bianco. Tutta è un cubotto, no, un rettangolo, vedete? Ha qualcosa di blu, nero, grigio. Eccolo qua, c'è scritto un po' di cose, vedete un po' tutte le informazioni. Naturalmente noi pensavamo che fosse canadese. Vediamo pure Made in Kiwa, non so dov'è Kiwa, scopriremo più avanti che cos'è Kiwa, poi ci sono tutte le spiegazioni. Allora, eccolo qua, è un BlackBerry Classic, lo apriamo con voi. Attenzione. Ecco qua. Ultimamente le scatole hanno importanza, per vedere com'è il telefono, lo smartphone. Vediamo quello che c'è dentro. Naturalmente troviamo tutto nero, carta, diciamo cartone, buon cartone. Abbiamo anche la cosa per aprire le sportellini, sia della SIM, che è una nano SIM, e più della micro SD. Allora, ricordiamo che la nano SIM, perché è nata nano SIM? Per questi telefoni?
questo è un altro discorso. Domandiamo a chi ha costruito, a chi ha inventato la NanoSim. Ricordiamo, questo, vedete che cos'è un BlackBerry Classic? Carta, vediamo tutto quello che c'è dentro. Abbiamo tutta l'informazione, le garanzie in varie lingue. In varie lingue. Questo penso che sia greco. Questo è spagnolo. Questo è inglese. Tutta l'informazione della iniziale del smartphone, eccole qua. Vedete? Come fa la spiegazione? Ecco quello che dicevo io, la NanoSim. Vedete? Andiamo a vedere quello che c'è dentro. Ci sono anche altri. Abbiamo anche questo, lo Snaggar, quello la garanzia che è. Vedremo, questo naturalmente inizia da qui, quello è in inglese e questo in italiano, è la stessa cosa. Ma tutta questa carta in una scatola ci serve? Con tutte queste cose, non era meglio una tipo pendrive o qualcosa del genere? E lo mettiamo da parte. Cosa c'è dentro? Altra carta, altra informazione, altra carta, e non finiamo ancora, altra carta. Questo che cos'è? La cosa tutta in lingue. Per visuale dell'opusco relativo all'informazione sicurezza in italiano, la sicurezza del telefono. L'abbiamo il caricabatteria, il filo USB anche per i dati. Vediamo che cosa c'è poi. Naturalmente abbiamo la presa con USB. Non spiega neanche di quanto ampere. Lo vedremo più avanti, talmente piccolo che non ci si può vedere. Vediamo che cosa c'è. Ah, abbiamo un'altra scatolina. Mettiamolo, mettiamo qui. Eccola qua. Che cosa contiene? Allora, nella immagine sempre nero con grigio bianco, forse si vedono le cuffie. È le cuffiette. Andiamo a vederle. Vedete, ancora sono all'interno. Mettiamo da parte questo e lo andiamo a vedere. Dove sta l'apertura? Dov'è? Dov'è? Un attimo, raga, è molto, ma molto difficile aprirlo. Non si riesce. Aspettate. Che cavolo. Adesso prendiamo. Prendetevi un paio di forbici per aprirle, perché non è possibile. Non ha un'apertura molto facilitata. Vediamo come cosa consiste. Allora, vediamo un po' che cosa sono questi. Allora, sono gommini. Allora, com'è la cosa? Vediamo un po'. Allora, è morbido. È di buona qualità, non è così fino, vedete? Il tubo non è così fino, ma è schiacciato e piatto. Ah, gli auricolari sono per, diciamo, un bulbo dell'orecchio molto, diciamo, ergonomico, per attaccarli pure all'orecchio. Ancora non l'abbiamo provati. Abbiamo una mollettina, vedete? Una mollettina per attaccarlo addosso agli abiti. Diciamo che è di buon livello. Nero come il telefono. E mettiamo tutti insieme, così vedete quello che c'è interno. Eccolo qui. Questo lo chiudiamo, che è molto più carino. Abbiamo sempre la nostra cosa per aprire lo sportello e l'auricolari, i gommini per un'altra tipologia di orecchie, sono tre. Il quarto dov'è? Ah no, eccoli qua, raga, eccoli qua, trovato. Abbiamo il telefono, questa è la plastica. Ah, insomma, che cosa troviamo altro dentro? Niente, una scatola nera con questi accessori del telefono. L'unboxing è concluso. Diamo un'informazione più dettagliata nella nostra scheda all'interno del nostro sito, che uscirà molto presto, www.studiopr.sigratis.net, e naturalmente iNext to Vogue è la nostra, anzi la vostra rubrica tecnologica di recensione, di video recensione sui nostri canali, sia YouTube, Reporter, Vimeo e Daymotion, nuovo arrivato per noi, ma nel mondo del motion. Ricordatevi il nostro sito, il nostro tevog.net, e diamo un po' di informazioni più, chi vuole mandare un'email o contattarci naturalmente sui social network, Facebook, Twitter,
Instagram e ad altre Google e più, ricordiamo la nostra email redazione.thewog.net@gmail.com, il nostro numero di telefono per il vostro WhatsApp o per informazioni più dettagliate è più 39 dall'internazionale 328-8862-722 e da Patrizia Pierbattista, la redazione Videomaker, Linda Ice, la redazione Giuliano Matteucci, Pierbattista Mirella, Cesare Crescenzi e tanti altri collaboratori nel mondo, vi danno l'arrivederci con il nostro TheWog.net e l'accensione del BlackBerry Classic Nero.